Benvenute e benvenuti a questa prima edizione del TG6. ZES, occupazione, spopolamento, infrastrutture sono stati questi gli argomenti toccati oggi dal ministro per la coesione territoriale per il Sud, Giuseppe Provenzano, che si è recato a Chieti, Pescara e Celano in tre incontri con amministratori locali e cittadini. Vediamo nel servizio. Noi dobbiamo sbloccare le opere, in particolare infrastrutturali, e poi soprattutto mettere in campo un'amministrazione che sia in grado di realizzarle. Questo è il lavoro che faremo insieme ai comuni. Coesione sociale e connessione. Queste le parole d'ordine del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che quest'oggi ha scavalcato l'Appennino e si è recato nella nostra terra. Accolto dai vertici del PD abruzzese, il ministro ha ascoltato gli amministratori locali, che uno ad uno hanno esposto le problematiche del nostro territorio. Tiene banco innanzitutto la questione delle zone economiche speciali. L'Abruzzo è strategico per collegare i Balcani e la penisola iberica attraverso il corridoio Tirreno-Adriatico, ha dichiarato il ministro, preannunciando anche che le ZES potrebbero non ricadere sotto alcuna autorità portuale, ma potrebbe essere istituito un ente predisposto. Da parte nostra c'è tutta la volontà di accelerare. I commissari che abbiamo previsto in legge di bilancio per le zone economiche speciali daranno un contributo non nell'istruttoria che la dobbiamo fare noi, ma un minuto dopo, cioè quelle ZES devono diventare nel 2020 operative. Non possiamo continuare a perdere tempo e perdere un altro treno. Tantissime le urgenze che riguardano gli abruzzesi: disoccupazione, ricostruzione, spopolamento delle aree interne e mancanza di infrastrutture, solo per citarne alcune. Per bocca del ministro, il governo nazionale intende mostrarsi attento all'Abruzzo e al Mezzogiorno in generale. I problemi che vive l'Abruzzo sono al centro di una discussione che riguarda tutto il Mezzogiorno e secondo me tutta l'Italia. Già alcune cose le abbiamo fatte in legge di bilancio, le ho ricordate oggi. Abbiamo istituito un fondo di 300 milioni per le infrastrutture sociali nei piccoli comuni. Questa è una delle cose che ci chiedevano i sindaci. Abbiamo rafforzato, raddoppiando le risorse, quindi le aree che sono incluse nella strategia nazionale per le aree interne. Abbiamo, in legge di bilancio, fatto una norma che garantisce il rispetto di un principio di riequilibrio territoriale negli investimenti, ma poi il tema è quello di accelerarli questi investimenti, perché non bisogna mettere le risorse in bilancio e lasciarle lì, ma poi bisogna spenderle. I sindaci hanno informato il ministro anche di alcune problematiche che però non hanno ricevuto una risposta specifica, ad esempio l'erosione della costa, per cui la regione ha richiesto lo stato d'emergenza, procedura questa che per il momento è sospesa. E non è mancata occasione anche per un po' di autocritica politica, perlomeno da parte della base del partito. Gli amministratori della Val di Sangro, ad esempio, la zona più industrializzata del centro-sud, hanno ammesso che lì il PD non gode più di alcuna credibilità tra la classe operaia. E continuiamo a occuparci delle zone economiche speciali. L'ex ministro per il Sud, Lezzi, ha tenuto in un cassetto la proposta di ZES d'Abruzzo per mesi. Adesso, col nuovo ministro Provenzano, che abbiamo appena visto nel servizio precedente, arrivano le osservazioni. Vediamo il servizio. Noi adesso abbiamo ricevuto dal Ministero del Sud una lettera contenente una serie di osservazioni alla quale risponderemo. Quello che è grave è che questa lettera oggi il capo del Dipartimento della Coesione ci ha confessato, era ferma da mesi dentro i cassetti del Ministero. Il ministro Lezzi non l'aveva spedita, questo ha impedito all'Abruzzo di conoscere il contenuto di queste osservazioni, di poter presentare le proprie repliche. Avremmo potuto farlo già da molti mesi, come abbiamo fatto a luglio, quando è stato il MEF a presentare delle obiezioni alle quali abbiamo risposto subito, nel giro di 15 giorni, per colpa di un ministro che ha fatto dormire e ha tenuto ferme le carte. L'Abruzzo ha perso almeno 6 mesi di tempo nel percorso di approvazione della propria zona economica speciale. È un colpo grave all'economia del nostro territorio. Ho chiesto oggi al ministro Provenzano di recuperare questo tempo, dedicando la massima attenzione e l'attenzione che merita la nostra regione per arrivare rapidamente all'approvazione e all'autorizzazione della nostra ZES. Le osservazioni mettono in discussione la governance della ZES, che è radicata sul porto di Ancona, quindi non è chiarito quali sarebbero le rispettive competenze. Non scrivono dal Dipartimento della Coesione, vogliono avere
maggiori spiegazioni sui flussi di traffico commerciale, sui numeri, sulle tipologie di aziende insediate sul territorio, insomma una serie di questioni tecniche anche sulla perimetrazione delle zone sulle quali adesso dobbiamo fornire delle risposte. Evidentemente il programma, il progetto di zona economica speciale che il Partito Democratico aveva approvato prima del nostro arrivo ha una serie di criticità e di mancanze, doveva essere quantomeno spiegato meglio, è quello che provvederemo a fare noi. E andiamo avanti con la cronaca, ora per un incidente questa mattina a Collecorvino, in provincia di Pescara, dove un operaio di 36 anni, nato a Penne, residente a Congiunti per l'appunto di Collecorvino, mentre scendeva dalla scaletta di un camion, è rimasto incastrato con la fede nel mezzo, subendo un'amputazione del quarto dito della mano sinistra. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale di Pescara. Ora si stanno ricostruendo i fatti per capire se l'incidente si sia verificato mentre l'uomo stava lavorando. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri. Cambiamo decisamente argomento, sono in aumento le donne che decidono di rivolgersi al centro antiviolenza Ananche di Pescara. In occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, lunedì 25, assieme al comune sono state organizzate anche delle manifestazioni simboliche per continuare l'opera di sensibilizzazione su questo tema. Ascoltiamo Alfredo Primante. Sono 1189 le donne che nell'ultimo anno hanno contattato, anche solo per informazioni o per essere ascoltate, il centro antiviolenza Ananche di Pescara, in aumento rispetto agli anni precedenti. Quelle che invece hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza sono poco più del 10%, circa 150. Donne che per lo più provengono dall'area metropolitana anche di Pescara e che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono italiane ed hanno un'età compresa fra i 40 e i 50 anni. A perpetrare le violenze in maggioranza fisiche e psicologiche, troppo spesso non sono sconosciuti, ma fidanzati, mariti o ex. Dai dati però emerge una maggiore consapevolezza del problema della violenza di genere. Sicuramente c'è una maggiore consapevolezza perché possiamo dire che non è aumentata la violenza, ma sono le donne che decidono, che rompono il silenzio e si rivolgono ai centri antiviolenza. Quindi i centri antiviolenza assumono un ruolo fondamentale proprio per dar parola alle donne, per poter raccontare la loro storia di violenza. Lunedì prossimo, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche il comune di Pescara, da anni impegnato sul tema con le politiche sociali a supporto della rete antiviolenza, darà il suo contributo, come spiega l'assessore Adelchi Sulpizio. Oggi annunciamo anche delle manifestazioni che sono anche simboliche, tipo il colorare il campanile o il ponte Flaviano, proprio a dimostrazione che le istituzioni sono vicine a questo problema. Ma a fianco a questi a piantare un albero che faremo lunedì mattina, però a fianco a questi simboli vogliamo rimarcare un problema che è importante per la collettività, come diceva giustamente lei. I dati non sono piacevoli, sono dati, ahimè, che sono in continuo aumento. La cosa più importante è che le istituzioni ci sono a fianco di queste associazioni, a tutto ciò che è il centro antiviolenza, e siamo convinti che ci sia una maggiore consapevolezza. E a questo proposito, due giornate dedicate al tema della violenza sulle donne e della parità sono il programma presentato dal club Saroptimist di Teramo. Domenica 24 si camminerà in ricordo delle vittime di femminicidio, mentre il 29 novembre si svolgerà un incontro con le scuole. Tania Bonici Castelli. Il Club Soroptimist di Teramo organizza due giornate tematiche contro la violenza sulle donne, con lo slogan Orange in World, decido io. Il 24 novembre si camminerà insieme, mentre il 29 novembre si affronterà il tema della parità con personalità della cultura. La presidente del club teramano, Anna Di Russo. Due giornate organizzate dal Club Soroptimist per dire no alla violenza sulle donne. Sì, anche il club di Teramo ha aderito alla campagna Orange the World, così come tutti gli altri club dell'Unione Italiana, aderendo all'iniziativa messa in primo piano dall'UNESCO. Il colore sarà l'arancio quest'anno, come anche l'anno scorso, perché è un colore luminoso con il quale auspichiamo un mondo senza violenza, contro tutti, ma in particolare contro le donne, che ne sono le principali vittime. Cominciamo domenica 24.
Sì, cominciamo domenica 24 con una camminata solidale, partirà da Viale Mazzini e si snoderà lungo il corso per concludersi a Piazza Martiri. Avremo 3 momenti di letture e di riflessioni e ci sarà anche la testimonianza di una donna che purtroppo ha subito violenza e che però è riuscita a recuperare una sua vita, diciamo, per quanto possibile normale. E poi il secondo evento si terrà il 29 di novembre presso la sala dell'Archivio di Stato. Lì incontreremo la giornalista Laura Fasano, è una soroptimista del club di Novara, è stata direttrice della testata giornalistica Il Giorno, vice direttrice, ed è stata direttrice della rivista invece del Soroptimist, La Voce delle Donne. Di cosa parleremo? Parleremo di un argomento attinente, donne, diritti, parità, oggi la strada è ancora lunga. Avremo interventi anche di altre relatrici e sarà un momento così di confronto al quale invitiamo la cittadinanza e anche qualche scolaresca, perché il futuro è loro. Vive da anni senza la possibilità di scendere da casa, se non con l'ausilio di personale specializzato. Una donna disabile che vive nelle case popolari di Valle San Mauro, fa appello ad Ater Regione affinché sia finalmente installato nelle palazzine l'ascensore. Vediamo. Sì, siamo qui in via Valle San Mauro, civico 40, ma lo stesso problema ce l'abbiamo al 42 e al 44. Queste sono case popolari, ATER, sprovviste di ascensore. Qui abbiamo una disabile, ci sono tanti disabili. La signora Carmina ha una grave insufficienza respiratoria, scende e poi non può più risalire a casa, quindi è completamente compromesso il suo stile di vita. Ha fatto un appello, farà un appello al presidente di regione affinché venga qui, la chiami e risolva questo problema. Serve poco, serve uno stanziamento di 90.000 euro per 3 palazzi, 30.000 euro ad ascensore, 90.000 euro si trovano in men che un minuto in regione Abruzzo per far installare gli ascensori in questa zona. Ecco, il presidente di regione deve accogliere questo appello accorato. Queste sono le priorità. In regione Abruzzo abbiamo trovato 500.000 euro, la maggioranza, il centrodestra, in un minuto per finanziare un evento culturale, ludico, della RAI, dei cartoni animati e quant'altro. Perché non si trova 90.000 euro per mettere 3 ascensori in questi palazzi dove ci sono disabili? Per favore, ho fatto 2 anni fa, ho rifatto la domanda per l'ascensore. Prima riuscivo un po' a uscire, andare a fare le visite, adesso non esco più. Per favore, pensateci, l'ho rifatta la domanda, ma avete visto come sto? Venitemi a vedere, così vi rendete conto come sto. A Casal Bordino, intervento tempestivo sul lungomare nord per mitigare gli effetti delle mareggiate, con la realizzazione di una barriera radente già collocata dove la strada è crollata la scorsa settimana, ma i balneatori ora lanciano l'allarme sulla stagione turistica 2020. Un intervento tempestivo immediato con una barriera radente già collocata dove la strada non c'è più. Casal Bordino, uno dei comuni più a rischio erosione, ha provveduto a difendere la strada sul lungomare nord con la posa di una massicciata, nell'attesa di ripristinare il fondo che la prima mareggiata d'autunno ha inghiottito per circa 50 metri. La strada è destinata ad ospitare la pista ciclopedonale Costa dei Trabocchi. Casal Bordino Lido è comunque oggetto da anni di una possente e continua erosione. Grida d'allarme o inascoltati o surrogati da interventi tampone. Ci aspettiamo comunque un'attenzione particolare per Casal Bordino, che rientra tra i comuni più colpiti, comunque anche nel progetto Ankara, il progetto realizzato dall'Università dell'Aquila, che ha individuato nel comune di Casal Bordino uno dei luoghi più colpiti. Disperati gli imprenditori, i balneatori, chi vive col mare e con la ricettività turistica, una categoria a forte rischio, e come Casal Bordino gli esempi sono tanti da nord a sud del litorale abruzzese. Non si sa, non riusciamo a capire e sapere che cosa dobbiamo fare domani. Investireste ancora? No, adesso non investiremo.
nessuno pensa di investire. Lei nel passato quanto ha investito? Io ho investito dalla società per quale rappresento, ha investito oltre 250.000 euro. Ricordiamo anche gli interventi scellerati del passato con sperpero di denaro pubblico, ad esempio come il ripascimento della sabbia? Ecco, noi nutriamo speranze da questo piano proprio perché questo piano lavora per step, quindi elabora una serie di interventi che sono finalizzati alla massima efficacia della spesa pubblica, per cui non dovremmo più andare incontro a situazioni di questo genere, che sono situazioni veramente spiacevoli che tra l'altro oltre a sperperare denaro pubblico, in realtà aggravano lo stesso problema. Continuano i corsi di aggiornamento per i giornalisti. Ad Avezzano si è tenuto l'incontro denominato Il giornalismo alle prese con le querele. Bavaglio, Gioia Chiostri. Sì, i giornalisti dovrebbero aggiornarsi a prescindere da quello che organizza l'ordine dei giornalisti. Purtroppo non tutti lo fanno e allora, come dire, c'è questa necessità di organizzare questi corsi, ma soprattutto corsi che hanno uno sfondo di tipo deontologico. Querele temerarie e bavaglio ai giornalisti, convegno ad hoc ad Avezzano. Un incontro formativo sulla difficile professione del giornalista alla luce dell'arma a doppio taglio delle querele minacciose. Se ne parla con il presidente dell'Ordine d'Abruzzo, Stefano Pallotta. L'autorevolezza dei giornalisti dipende dalla loro capacità di saper produrre cultura, quindi di saper produrre anche ricchezza. Se un giornalista non si aggiorna, se un giornalista rimane legato ai vecchi schemi, alla vecchia concezione, a questo stereotipo che io sono giornalista e so tutto, sbaglia. C'è la possibilità di fare anche questi corsi online, ma per il semplice, come dire, gusto di andarsi a fare dei punti, dei crediti formativi. No, io credo che non debba essere questo l'elemento che deve spingere i colleghi a formarsi. L'elemento che deve spingere i colleghi a formarsi è recuperare credibilità e autorevolezza che abbiamo perduto nel corso degli anni. Cambiamo ora argomento. Col Diretti, nei mercati di Campagna Amica, promuove l'olio a chilometro zero nella nostra regione, con l'obiettivo di scoraggiare l'uso di extravergine di bassa qualità. Alfredo Primante. Il nostro obiettivo è sensibilizzare il cliente alla scelta, all'acquisto di un olio di qualità, anche perché gli oli arrivano maggiormente dall'estero. Sebbene non sia stata un'annata contrassegnata dall'abbondanza di olive, la qualità dell'extravergine abruzzese 2019 è tra le migliori degli ultimi anni. Sempre più spesso però l'olio italiano e abruzzese in particolare è sotto attacco da parte degli oli stranieri, più concorrenziali nei prezzi e reperibili con facilità sugli scaffali della grande distribuzione. Per questo Coldiretti, nei mercati di Campagna Amica di Chieti e Pescara, ha voluto dedicare una giornata alla degustazione dell'olio locale, certamente più costoso, il prezzo medio al litro va dagli 8 ai 10 euro, ma sicuramente dalle caratteristiche organolettiche superiori. L'olio ha un fruttato medio, come dicevo, ha note erbacee, ma siamo riusciti a raggiungere anche sentori di pomodoro. Lei arriva dal Belgio? Sì, dal Belgio, da Charleroi. Com'è l'olio di quest'anno qui in Abruzzo? Buonissimo, buonissimo, anche i ceci sono buoni, è buonissimo, a te ti piace? L'olio italiano si trova anche in Belgio? Sì, ma è molto caro, molto, molto di più di qua. È stupendo, è meraviglioso. Andiamo ora a Lanciano, una voce del prossimo bilancio comunale sarà dedicata alla messa a dimora di più alberi in città per il 2020, lo ha annunciato il vice sindaco Giacinto Verna durante la festa dell'albero celebrata in due diverse occasioni in città. Vediamo. Nel 2020 la città di Lanciano avrà più alberi, lo ha annunciato il vice sindaco Giacinto Verna in occasione della festa dell'albero celebrata in due diverse occasioni in città. La prima si è svolta nella scuola dell'infanzia Maria Vittoria, dove i bambini hanno costruito un albero con bottiglie di plastica riciclate e vestiti dismessi. In seguito, lo stesso vice sindaco ha piantato nel giardino della scuola un platano donato dal comune.
Gli alberi, ha detto Verna ai bambini, non solo producono ossigeno e divorano l'anidride carbonica, ma tutelano la biodiversità. Soprattutto, ha aggiunto l'assessore ai lavori pubblici, gli alberi fanno prevenzione al dissesto idrogeologico. La seconda iniziativa si è svolta in piazza Nicola Pace, organizzata dal CAI e dalla Venum con il comitato Piedibus. Presenti gli studenti della scuola primaria Principe di Piemonte e delle scuole medie Mazzini e Umberto I. L'amministrazione comunale, ha detto qui il vice sindaco, si è impegnata per il 2020 ad acquistare e a mettere a dimora il maggior numero possibile di alberi sul territorio lancianese. Per questo nel bilancio che l'amministrazione comunale andrà ad approvare nei prossimi giorni ci sarà una voce dedicata. La somma da destinare all'iniziativa è di circa 7.000 euro. Non solo in aree pubbliche e giardini delle scuole, dice Verna, gli alberi potranno essere messi a dimora anche nelle aree private individuate come verdi nel piano regolatore. Le modalità sono ancora da definire. I The Original Newport Gospel Singers, diretti dal maestro Maria Grazia Palusci, torneranno a cantare oggi alle 21 al Teatro Sant'Andrea in occasione della 12ª edizione del Progetto del Cuore 2019, dal titolo 80 voci in gospel per l'unità operativa di terapia intensiva neonatale di Pescara. Anche quest'anno le offerte raccolte verranno devolute per completare il mobilio del reparto dell'ospedale Santo Spirito, così da garantire un'accoglienza più confortevole ai genitori dei piccoli pazienti. Il noto coro gospel pescarese, nel ricordo del suo storico presidente ed ex medico ospedaliere Erminio Marino, scomparso 2 anni fa, verrà affiancato dal coro Ci hai dato un segno della pastorale sordi dell'arcidiocesi di Pescara e Penne, dal coro Spirituals Ensemble di Bologna, formando un'unica grande corale. Siamo così arrivati nella pagina dello sport, che iniziamo ovviamente con il resoconto della partita di Serie B di ieri sera. Si è illuso per 10 minuti il Pescara, che contro la Cremonese ieri sera ha trovato il vantaggio con Galano per poi farsi rimontare al 90esimo da Migliore. E in pieno recupero Castrati ha anche evitato la beffa, il pari finale per 1-1 comunque è giusto nel contesto di una gara molto bloccata tatticamente. Paolo Renzetti. Anticipo di campionato amaro per il Pescara, che pareggia per la quinta volta consecutiva con la Cremonese nelle ultime 3 stagioni, subendo il gol ospite al 90esimo dopo il vantaggio di Galano. Peccato per la mancata vittoria, ma sguardo già la gara di Perugia con la speranza di recuperare i 2 punti persi contro la Cremonese e soprattutto qualche infortunato. Zauri deve rinunciare a Melegoni, Fiorillo, Palmiero, Di Grazia, Balzano, Tuminello, Ciocev e Vitturini e opta a sorpresa per il 3-4-2-1 con Castanos al posto di Palmiero. Nella Cremonese Baroni senza Piccolo, Gustafsson e Deli, conferma il 3-5-2 con Ceravolo e Daniel Ciofani terminali offensivi. Nella fredda e umida serata dell'Adriatico dirige Ross di Pordenone di fronte a 6.000 spettatori. Le schermaglie iniziali di partita vedono la formazione lombarda piuttosto aggressiva. Al 13esimo però gli ospiti perdono Kingsley per infortunio e al suo posto entra l'ex Avellino Arini. Al 17esimo si vedono i ragazzi della formazione grigio-rossa con un tiro centrale di Terranova. Le due formazioni giocano corte, attente, soprattutto a non scoprirsi. Al 26esimo brivido per la difesa abruzzese con Arini che in area tutto solo alza incredibilmente sopra la traversa. Al 31esimo si scuote il Delfino che con Memusciai impegna Agazzi nella respinta con i pugni. Al 33esimo ancora l'Albanese su punizione con la sfera che finisce sopra la traversa. Arrivano le prime vere emozioni visto che al 38esimo Macin anticipa Terranova ma calcia al lato. Passa 1 minuto e Galano in area si allunga il pallone permettendo l'anticipo in uscita del portiere ospite. Meglio i locali in questo finale di primo tempo con il punteggio che resta però fissato sullo 0-0. Nella ripresa si parte con i biancazzurri propositivi anche se all'11esimo c'è un tiro di Mogos parato da Castrati. La gara vive sulla falsa riga del primo tempo con le due squadre molto guardinghe. Al 19esimo esce Macin stanco per gli impegni con le nazionali ed entra al suo posto Busellato che fa un ottimo impatto di partita. Al 21esimo lampo biancazzurro con un colpo di testa di Galano che in area mette il pallone sopra la traversa. Più pericolosi gli ospiti 1 minuto dopo con un missile di Castagnetti di un soffio fuori misura. Al 24esimo Luciano Zauri manda in campo Campagnaro per Drudi alle prese con problemi muscolari e poco dopo Borrelli chiama Agazzi al miracolo con la squadra lombarda che si salva. Al 31esimo episodio dubbio in area di rigore della Cremonese con Bianchetti che trattiene in area Borrelli che termina a terra e con Ross di Pordenone che lascia però proseguire. Passa qualche secondo e Galano mette il pallone fuori. Ci prova il Pescara e
e al 35esimo su punizione di Galano Agazzi sbaglia e regala il gol ai biancazzurri con l'Adriatico che esplode, con l'ex foggiano che festeggia l'ottava rete stagionale. Con il vantaggio della formazione di casa, Barone manda in campo l'ex Sodimo per Castagnetti, con la Cremonese ora costretta ad attaccare e a scoprirsi. I biancazzurri cercano di resistere, ma al 45esimo una punizione di Migliore deviata in barriera da Busellato regala il pareggio agli ospiti, che poi al 92esimo con Arini arrivano ad un soffio dal 2-1 con il miracolo di Castrati, che evita quella che sarebbe stata davvero una grande beffa. La Serie C, ultimo allenamento prima della partenza direzione Bari per il Teramo. Dubbio in attacco per Tedino, con Martignago e Bombagi che potrebbero essere in lizza per una maglia da titolare al fianco di Mungo e alle spalle di Magnaghi. Per il resto buone notizie per Tedino, che ritrova Cancellotti a destra e Costa Ferreira a centrocampo. Defezione dell'ultima ora, non parte con la squadra l'ASIC per un problema fisico. Ascoltiamo Jacopo Forcella. Seduta di rifinitura questa mattina al Bonolis per il Teramo prima della partenza per Bari, dove domani pomeriggio alle 17.30 gli uomini di Bruno Tedino proveranno a scrivere una pagina storica per il club aprutino. I dubbi, pochi, di formazione del tecnico riguardano soprattutto l'eventuale utilizzo di Bombagi o Martignago al fianco di Mungo e alle spalle di Magnaghi, unico riferimento d'attacco. Per il resto non dovrebbero esserci sostanziali novità, con Costa Ferreira pienamente recuperato dopo l'infortunio di domenica e Cancellotti che torna dopo la squalifica e si sistemerà sull'out destro di difesa. Pedro sta bene, è già da mercoledì che si allena regolarmente, quindi non c'è nessun tipo di problema. Abbiamo preso paura, Soprano e Minelli sono convocati, però devono mordere il freno per superare qualcun altro adesso nelle gerarchie, perché sono indubbiamente rispetto agli altri un pochino indietro, però sono convocabili. Pedro sta bene, abbiamo preso molta paura dopo l'infortunio, molta paura, perché è caduto veramente come un sacco vuoto. Per fortuna, e questa è la cosa più importante, ha ripreso già mercoledì a lavorare con il gruppo e quindi non c'è nessun tipo di problema. Ci troviamo adesso con Arrigoni, Viero e Lasic, che sono tre giocatori forti che amano questo tipo di ruolo. O comunque Viero in costruzione, Lasic è stato provato con esiti eccellenti, e Arrigoni, che secondo me sta facendo molto bene per quello che vedo io, come vedo io il calcio. E quindi anche lì, chiaramente avendo un esubero in questo momento, qualcuno magari si potrà adattare a fare qualche ruolo diverso, Lasic o lo stesso Viero. Io credo che tutti quanti hanno da perdere e tutti quanti hanno da guadagnare, non c'è un chi di più, chi di meno. Io credo che noi abbiamo un nostro percorso. Noi sappiamo benissimo qual è il percorso che dobbiamo fare, che dovremo fare, lo sappiamo, siamo molto concentrati su queste cose, vorremmo sempre crescere, diciamo, in maniera continua, e sappiamo che è difficile, però vorremmo farlo. Quindi secondo il mio punto di vista, io sono sempre stato molto pratico e leale nel giudicare le prestazioni, a seconda che noi abbiamo vinto o perso. E dovremmo fare ancora così, perché il processo di questa squadra qua non è altro che di continuità. Andiamo alla ricerca della continuità, che non è solo quella di risultati, ma anche quella di prestazioni. E quella di domani sarà una gara particolare per Vincenzo Vivarini, che siede sulla panchina del Bari da qualche settimana e che in conferenza ricorda la straordinaria annata 2014-2015, quella della promozione in B, poi revocata dalla giustizia sportiva. E soprattutto martedì, mercoledì, nel momento in cui stavo con la squadra e dovevo dire il nome dell'avversario, il nome del Teramo non mi usciva mai. Quindi questa è una particolarità che ho notato, perché poi è chiaro che la mia attenzione è rivolta alla preparazione della partita, nel cercare di studiare l'avversario, che in questo caso qua si chiama Teramo. È chiaro che per me Teramo ha rappresentato, diciamo, un passo importante della mia carriera, dove ho trovato dei dirigenti, direttore, presidente, che hanno creduto in me e mi hanno lasciato esprimere tutte le mie potenzialità, hanno assecondato i miei difetti, hanno esaltato le mie qualità, quindi di conseguenza bisogna in questi casi qui solo ringraziare, insomma, il lavoro fatto in quegli anni lì. Però è chiaro che adesso si deve andare avanti e
e abbiamo questo avversario qui. C'è stato un susseguirsi di emozioni in quell'anno là, effettivamente, che poteva, diciamo, sconquassare qualsiasi cervello, qualsiasi persona, perché comunque c'è stata un'esaltazione assurda, perché siamo riusciti a portare lo stadio di Teramo, uno stadio molto bello, con tante persone, che però non era mai stato riempito. In quell'occasione qui lì abbiamo riempito tutto lo stadio, è stato qualche cosa veramente veramente di esaltante. E poi da quell'esaltazione si è passato subito a una depressione immensa, perché chiaramente da parte nostra era un qualcosa che non esisteva, è un qualcosa che stava fuori da ogni logica, ogni situazione, che però purtroppo è venuta fuori, quindi di conseguenza a livello mentale è stato molto molto pesante. Poi chiaramente si deve andare avanti, però ecco, è chiaro che c'è stato un susseguirsi di emozioni, in positivo e negativo, che veramente hanno lasciato il segno. Sì, il Teramo infatti l'abbiamo studiato bene in questa settimana qua, ed è una squadra che ha delle qualità tecniche molto alte rispetto alle altre squadre. C'ha una facilità di palleggio, c'ha qualità individuali molto alte, c'ha la velocità e rapidità degli attacchi, degli avanzi loro, e quindi di conseguenza saremmo stimolati veramente nel fare una grande partita. È chiaro che da parte loro sono sicuro che verranno a giocarsi la partita, quindi noi dobbiamo essere pronti, insomma, a fare il meglio. E adesso si comincia a vedere, diciamo, quello che si vuole, quello che ci avevo in mente. La squadra sta rispondendo molto bene, sta crescendo come linea difensiva, sta crescendo come atteggiamenti di squadra. Adesso anche nello studio degli allenamenti è difficile trovare un qualche cosa fuori posto, quindi è chiaro che si sta crescendo tanto. Tra poco inizieranno i tre anticipi del campionato di Serie D: Montegiorgio contro il Notaresco, il Porto Sant'Elpidio contro il Pineto, il Chieti contro il Campobasso. Le altre gare si giocheranno regolarmente domani. Nel prossimo servizio la presentazione della giornata. Vediamo. Giornata domenicale di Serie D dimezzata, visti gli impegni del sabato di Notaresco, Pineto e Chieti. Non ci sono derby. Al Fadini domani il Giulianova è chiamato a riscattarsi e chiede al proprio catino e ai propri tifosi la giusta spinta, visto che in trasferta la squadra non ingrana e gli ultimi tre match esterni sono stati disastrosi. Non solo sconfitte, ma almeno in due casi anche prestazioni indecorose. La panchina di Federico Del Grosso non è mai stata in discussione, ma il presidente Bartolini, in attesa del mercato, vuole risposte. Il Vasto Girardi, che domani sfiderà i giallorossi, è una matricola terribile. Veleggia in zona playoff ed è imbattuto nelle precedenti tre trasferte abruzzesi, anzi è l'unica squadra che prima di questa giornata ha battuto il Notaresco dei record. Del Grosso dovrà fronteggiare le assenze pesanti di Gueye, squalificato dopo l'espulsione di Esi, e Barlafante, che ha trascorso la notte di domenica in ospedale dopo uno scontro di gioco nella gara del Carotti. In trasferta l'Avezzano al Civitelle di Agnone contro un Olimpia che sta disputando una bella stagione ed è galvanizzata dal Blitz di Tolentino. I marsicani hanno incamerato 4 punti nelle ultime due gare e stanno attraversando un discreto momento, quando alle porte ci potrebbe essere la rivoluzione annunciata dal presidente Paris nel prossimo mercato. Domani mancherà di Gianfelice, squalificato. La presentazione del match nelle parole del tecnico Andrea Liguori. Ho visto comunque una squadra che era, fino adesso era work in progress, nel senso che ho visto che sono partiti con un modulo, sono arrivati a 4-3-3, hanno avuto degli innesti durante il campionato, però vedo che adesso è una squadra che ha trovato molta solidità. Ho visto che è una squadra che comunque è vero che prende tanti gol, ma ne fa anche tanti. Il campo di Agnone storicamente è un campo ostico, nel senso che comunque si fanno rispettare, si fanno valere, sempre nella massima correttezza che li contraddistingue, perché è una società di una correttezza incredibile, anzi la loro accoglienza anche da giocatore è sempre stata di altissimo livello, però come è giusto che sia, in campo si crea sempre quella tensione e quella carica agonistica, e noi dobbiamo prepararci ad affrontare assolutamente una partita del genere. Dura trasferta per la Vastese sul campo della vice capolista recanatese. I marchigiani di Federico Giampaolo si sono staccati da Notaresco con gli ultimi due pareggi e vogliono riguadagnare terreno. Dopo due buone prove casalinghe, con 4 punti in attivo, la Vastese deve tornare a fare bene anche in trasferta. Match difficile, ma alla portata del talento degli aragonesi, che si sono rinforzati con Altobelli in difesa, anche se è sfumato Carcalis. Al Tubaldi mancheranno Palumbo e Pollace, tra i leopardiani out Goretta.
E questa era l'ultima notizia, il TG6 torna questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.